con un presepio di Natale. E l'occasione per aver fatto questo capolavoro? Beh, è un po' un omaggio della pasticceria italiana, in questo caso dalla Sicilia, dove non c'è cultura di paste acide, perché la cultura del panettone è nordica, è veneta, piemontese e lombarda, ma anche in Sicilia abbiamo utilizzato questa tecnica centenaria di lievito madre, ma mettendo gli ingredienti del nostro Mediterraneo, quindi le nostre mandorle, la pizzuta, il pistacchio di Bronte, i nostri aranci, quindi i canditi, l'uva sultanina. È un po' un omaggio anche ai 150 anni della Unità d'Italia, un omaggio a questa splendida terra che è gli Stati Uniti, dove la presenza italiana è da secoli abbastanza importante, il Made in Italy dell'alimentazione qui è abbastanza rinomato. Ho voluto fare proprio un omaggio a questo splendido popolo. E il tuo paese, Nicola? Noi siamo nelle Madonie, un piccolissimo paesino medievale, che si chiama Castelbuono, arroccato fra mare e monti, siamo a 10 minutini da Cefalù, una ridente cittadina turistica, c'è anche il mare ovviamente. Noi siamo un po' più in collina, siamo una ventina di micro municipi molto piccoli, dove c'è una grande cultura dell'alimentazione, del buon mangiare, c'è un turismo enogastronomico. Noi da 50 anni facciamo pasticceria, ma da 10 anni circa siamo presenti anche nel mercato americano, dove c'è grande entusiasmo per il prodotto Made in Italy, soprattutto per la pasticceria siciliana. Grazie, grazie Nicola, buona giornata.